a San Pietro, in Valchiavenna. E dove andiamo oggi? In giro. È abbastanza semplice, è un giro ad anello di 2 ore e mezza più o meno e è pieno di ruderi di vecchie case che facevano parte del vecchio paese. Andiamo in direzione Torre e saliamo. Previsto, piove, ma noi impavidi continuiamo l'avventura. Questa torre risale al Medioevo. Una cosa super divertente, questa fa davvero ridere, si chiama anche Torre del Pan Perduto, perché nei tempi di guerra, ovvero quando questa torre veniva veramente utilizzata, c'era molta carestia, non c'era cibo, non c'era pane, e quindi l'hanno soprannominata Torre di Pan Perduto, insieme a quella di Montagna in Valtellina che si chiama Torre di Mancapane. È così. Adios a Pan Perduto. Stiamo continuando il nostro giro ad anello verso un altro posto magico. Arrivati a Capipeta, è una casa del 700 e pare che fino al 900 fosse abitata da un certo Pipetta. Check. Abbiamo sbagliato. Si vedono tantissime. Come cazzo si chiama? Aiutami. Ancora prima mi sono incartata. Dai, che poi qua taglio. Siamo saliti sulla torre. No, andiamo giù. No, svegliate la roba. Aspetta. Come faccio a scendere senza guardare? Ce l'ha fatta. È scesa ed è ancora viva. Spegni perché sono diventata imbarazzante.